Siete all'ascolto di Radio Italia Vision e questo è sempre Campus Break. Oggi con me ho un ospite, Lanfranco Moder. Ciao, buongiorno, ciao, benvenuto. Ciao. Grazie che mi avete invitato. Prego, grazie a te di essere venuto. Spieghiamo perché. Perché sei qui? Cioè, Lanfranco rappresenta il CISI, sostanzialmente, vincitore, come abbiamo detto anche la settimana scorsa nella puntata che parlava di Almafest, del bando di Fondazione Flaminia, e avete progettato sostanzialmente un laboratorio. Sì, io faccio da tanti anni, vabbè, faccio rap fondamentalmente da tanti anni, e da parecchi anni ormai, da una decina d'anni, faccio dei laboratori per i ragazzi più giovani. E di solito lo facevo con adolescenti, però mi sono accorto negli anni che moltissimi ventenni e oltre poi venivano a frequentare i miei laboratori. Quindi quando è uscito questo bando abbiamo pensato bene di presentarlo e fortunatamente l'abbiamo vinto. L'avete vinto. E quindi adesso si farà questo laboratorio di 10 incontri, dove fondamentalmente si cercherà di, in qualche mese, di costruire dei pezzi rap. Quindi pezzi veri e propri. Sì, dei pezzi veri e propri, sì, sì. Cosa, tu che hai visto, hai avuto la fortuna di fare questi laboratori dagli adolescenti, in questo caso anche sono aperti appunto agli studenti universitari e quant'altro, cosa dicono, che testi scrivono? Tu che hai avuto l'occasione già di... Beh, dipende da... è veramente difficile perché i fattori sono migliaia quasi, e nel senso che dipende molto dalle storie personali, nel senso che il rap spesso funziona molto quando ragiona su qualcosa che conosci bene o sulla tua storia personale. È anche per questo che ci si dà un nome, no? Perché è quasi un doppio di sé, che è più te del tuo nome normale, che magari è Marco, invece ti vuoi definire, nel mio caso, Moder, o in, non so, Fabri Fibra, non so, invece di Fabrizio. E veramente dipende veramente tantissimo da tante componenti, a livello culturale, a livello sociale. La cosa che ho visto è che ad ogni incontro migliorano come automaticamente, probabilmente perché stanno insieme, probabilmente perché ci si concentra, anche quelli che erano già appassionati di rap e già scrivevano, capito? Probabilmente perché ci si concentra per 2 ore, che non è una cosa scontata mai. Chiaro. E soprattutto c'è un confronto diretto, che invece il rap spesso non ha, perché magari uno scrive i testi nella sua cameretta, e invece magari non è un confronto diretto con me, che magari lo faccio da anni stabilmente. C'è l'aspetto di costruzione quasi di una microcomunità, cioè esatto, lo stare insieme, il sì, parlare, quella è una delle, questa è una delle cose più belle, e infatti secondo me i laboratori sono belli quando ci sono tante persone diverse che vengono da tanti punti del mondo o d'Italia o della tua città, diversi, che magari non sarebbero mai incrociati, accomunati dalla voglia di scrivere fondamentalmente, perché poi altro non si tratta che scrivere rime su una base musicale, nel certo, senso che chiaramente con 10 incontri nessuno pretende che venga fuori il nuovo Fabri Fibra, ecco. Però appunto è un modo per mettersi in gioco, è un modo per raccontarsi, è un modo per giocare con le parole. Soprattutto adesso che le parole stanno perdendo di senso, ormai non so, su Facebook grazie diventa grazie, no, ci sono i soliti, si stringe tutto, bisogna fare in fretta, invece qua 2 ore ci si rilassa, esatto, e si scrive con calma, esatto. Ascoltami, ricordiamo al volo le giornate di laboratorio. Allora iniziamo da novembre facendo il 16 e il 30, quindi la prima è mercoledì 16, a dicembre il 6 e il 13, a gennaio l'11 e il 25, a febbraio l'8 e il 22, e marzo, che sono gli ultimi 2 incontri, l'8 e il 22. Poi ci sarà la presentazione dell'esito finale, che ancora la data è da decidere, credo che sarà in collaborazione col Soundscreen Festival, quindi si farà probabilmente un documentario che riguarda l'hip hop, con la festa dopo dove i ragazzi suoneranno, e speriamo anche di riuscire a invitare un rapper che a loro piace, insomma. Certo. Perfetto, rappresentato, raccontato del laboratorio e tutto quanto, noi ci vediamo fra poco dopo il pezzo, a dopo.